Ci troviamo in un luogo molto simbolico per Mozzanica. È la chiesetta di Sant'Ambrogio, detta dai mozzanichesi la Cesulina di Os, ovvero chiesetta delle Os. Pensate che una pergamena del 1272 testimonia l'esistenza di una chiesetta qui. Significa che è da più di 750 anni che qui si trova un luogo di culto. Certo, non era la chiesetta che vedete ora, che è di costruzione estremamente recente. Inoltre, non eravamo così vicini al paese come adesso. Infatti, sostanzialmente Mozzanica all'epoca era tutta all'interno dell'attuale Roggia dei Molini. Qui ci trovavamo a 2 chilometri in aperta campagna. Infatti, altri documenti testimoniano che qui vivessero degli eremiti. Dovete immaginarvi che la chiesetta era molto più grande e gli eremiti avevano a disposizione degli appezzamenti di terreno da coltivare per procurarsi il sostentamento. Oggi la principale particolarità di questo luogo è una teca trasparente che conserva all'interno le ossa dei mozzanichesi morti nella peste seicentesca. Insomma, quella della Cesulina di Os è una vera, autentica storia di Mozzanica.